In questa edizione del D-News, più interventi nel 2013 contro i crimini informatici e quanto denuncia la Polizia Postale. Attività di controllo agli illeciti nel settore dei giochi e delle scommesse. Da 3 mesi in Sicilia manca il garante per i detenuti, interviene il senatore Salvo Fleres. A rischio il concerto di Capodanno, lo annunciano i lavoratori del Teatro Massimo Bellini che ieri sono stati ricevuti da Monsignor Cristina. Inaugurazione simbolica della rotonda del Tondo Gioieni da parte dei consiglieri di opposizione, ma l'amministrazione garantisce che la rotonda sarà pronta entro il 18 gennaio. L'amministrazione pubblichi su internet in modo trasparente tutti i soldi spesi per il concerto di Capodanno, lo chiede l'esponente della destra Manfredi Zammataro. Nel reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi si è svolta la giornata del sorriso, organizzata da Città Amica. I volontari hanno distribuito doni e dolci ai bambini degenti. CNA e le imprese, Catania che sostiene Catania. Catania deve ritornare a essere una provincia che progetta il futuro, che investe, che lavora e che produce. Per questo bisogna difendere e diffondere l'impresa ad ogni costo. Decine di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori chiedono accesso al credito, tassi di interesse più bassi, puntualità dei pagamenti, meno tasse e una lotta contro l'abusivismo e per la legalità. Vogliono continuare a innovare, a investire sui giovani, ad andare in altri mercati e a crescere. Perché occorre combattere la crisi e battersi per una provincia migliore, non solo per sé, ma per quelli che verranno. Perché i loro sogni sono la nostra responsabilità. Per avere una rappresentanza più forte, servizi qualificati, assistenza e consulenza su credito e incentivi alle imprese, associati a CNA Catania, Piazza dei Martiri numero 8, email info@cnacatania.it, telefono 095 74 65 294. Ingredienti freschi, semplici e genuini, che lavorati da mani esperte regalano preparazioni ricche di gusto. La genuinità delle materie prime miscelate secondo le antiche regole della lavorazione artigianale. Caffè Mouet, assaporare un sogno, questo è ciò che intendiamo per pasticceria. Caffè Mouet è anche servizio catering. Per ordinazioni rivolgersi al 342 6670 807. Caffè Mouet, Via Re Martino 92, Catania. Un anno intenso, ricco di lavoro e di successi, quello che si sta per concludere per la Polizia Postale delle Comunicazioni della Sicilia Orientale, che ha incrementato ancora di più il suo impegno nel contrasto dei crimini informatici e di quelli commessi comunque mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie. E nel corso di quest'anno il compartimento ha portato a termine operazioni antipedofilia di livello internazionale come Abuse e Tor, grazie anche al fatto che la Polizia Postale è riuscita ad entrare nella Deep Web. È stata un'operazione di pedopornografia che ci ha fatto entrare in un mondo poco conosciuto da parte della stragrande maggioranza dell'utenza, ma molto conosciuto purtroppo dai pedofili. È stata la prima iniziativa investigativa di carattere nazionale che ovviamente è realizzata insieme alla Procura distrettuale, ma che non conosce comunque uno stop, nel senso che proseguiremo nelle attività investigative in questo mondo. Ottimo è stato anche il bilancio sul fronte alla repressione, ma altrettanto vasta è stata l'attività di prevenzione realizzata soprattutto mediante gli incontri presso le scuole con ragazzi, genitori e insegnanti, per un utilizzo consapevole di internet e delle nuove tecnologie. In merito alla pedopornografia sono state 6 le persone arrestate a fronte di 81 persone denunciate, 12.795 gli spazi virtuali monitorati, 684 le segnalazioni da associazioni e 169 i siti oscurati. Anche su Catania abbiamo dei casi segnalati alla procura di minorenni in cui i minori scattano delle foto, fanno dei video di carattere intimo e le diffondono tra di loro. Questo ovviamente è un illecito
ambito che riguarda direttamente la procura dei minorenni. I ragazzini dovrebbero imparare ad avere maggior cura e tutela del proprio intimo, del proprio corpo, capire che internet è veramente un mondo senza confini e che un'immagine postata su un qualsiasi social network potrebbe essere divulgata al mondo intero senza possibilità poi di essere tolta e quindi recando un danno al minore stesso di grave entità. Per quanto riguarda invece reati contro la persona, dunque molestie, minacce, ingiurie, diffamazione e stalking, 365 le denunce, 3 le persone arrestate, 182 le persone denunciate. Lo stalking, come ho avuto modo di dire, per noi ci riguarda per quello che è il cyber stalking, cioè lo stalking, gli atti persecutori realizzati tramite le nuove tecnologie. È un fenomeno che già dall'anno scorso ovviamente è in crescita. Per gli accessi abusivi ai sistemi informatici e furti di identità, 728 denunce, 165 persone denunciate. Per quanto riguarda l'e-commerce e le carte di credito, 2024 le denunce, 7 le persone arrestate, 254 le persone denunciate, 11 gli spazi virtuali monitorati. Infine, per gli altri delitti che riguardano la telefonia, il diritto d'autore e il monitoraggio di siti, 50 le persone denunciate e 527 quelli per tifoseria ed eversione. Quali allora i consigli da seguire che possono essere dati alla polizia postale? Forse dovremmo prestare una maggiore attenzione ai furti d'identità, alle truffe, all'utilizzo delle carte di pagamento, perché ancora su questo settore ovviamente c'è molto da lavorare. I social network in genere incidono nel senso che bisogna prestare attenzione ad alcune procedure. Io dico sempre, leggete i consigli sul nostro sito della Polizia di Stato su come evitare, su come accorgerci che qualcuno ci ha rubato l'identità. Un consiglio per tutti, non toglietevi l'abitudine di digitare il vostro nome e cognome anche su un semplice motore di ricerca per capire se qualcuno non solo vi sta diffamando, sta diffondendo notizie non veritiere sul vostro conto, ma anche se è stato aperto un profilo col vostro viso, con la vostra immagine e col vostro nome e cognome. Intanto per il futuro si guarda già al progetto DICAM contro gli abusi online. È un progetto di carattere nazionale che vede Catania insieme ad altri partner, Save the Children, altre associazioni, la procura distrettuale nella realizzazione di un progetto che riguarda le modalità operative valide per l'abuso online. L'analisi di alcuni fenomeni sociali ha evidenziato la crescita esponenziale del settore dei giochi e delle scommesse con l'apertura di numerose sale. In tale ottica è stata rafforzata l'azione di prevenzione e contrasto condotta dal Nucleo Interprovinciale di Polizia Giochi e Scommesse, inserito all'interno della sezione criminalità organizzata della squadra mobile, che si occupa di verificare l'impermeabilità del circuito legale dei giochi e delle scommesse nei diversificati settori dell'intrattenimento, quali sale da gioco, sale bingo, slot machine ed eventi sportivi correlati all'organizzazione di scommesse. Nel corso dell'anno, personale del nucleo ha proseguito le attività di indagine di prevenzione e contrasto di illeciti nel settore dei giochi e delle scommesse, con numerosi controlli ad esercizi ricadenti nel territorio della provincia, di cui 70 le attività sottoposte a controllo, 180 le persone identificate, 36 persone indagate, 30 invece i videopoker sequestrati, 39 le postazioni internet e 4 sono stati i locali sottoposti a sequestro preventivo, infine 3 le confische eseguite. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza un 16enne catanese e denunciato i catanesi ACP e LFF, rispettivamente di anni 21 e 18, per tentato furto aggravato e porto di materiale esplodente. Per arginare il dolente fenomeno dei danneggiamenti alle colonnine in uso alla società Sostare, il comando provinciale ha impartito delle precise direttive per l'intensificazione dei servizi di pattuglia. Difatti, una gazzella del pronto intervento in via Domenico Cimarosa ha sorpreso il minore unitamente ad altri due complici in corso di identificazione
che dopo aver fatto esplodere una bomba carta collocata all'interno di un parcometro sostare stava per rubarne il denaro posto all'interno. Dopo una fuga veniva bloccato ed arrestato. Dopo qualche ora un'altra pattuglia, stavolta in via Fabio Filzi, sorprendeva e bloccava altri due giovani che con lo stesso metodo dinamitardo avevano poco prima fatto esplodere una bomba carta e con l'aiuto di alcuni attrezzi da scasso stavano per scardinare definitivamente la cassa ubicata all'interno di una macchina per fototessera istantanea. Il materiale esplodente da scasso è stato sequestrato, mentre il minore è stato associato presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania. Dopo tanti anni è il primo Natale durante il quale non ho visitato i detenuti, il motivo lo conoscete tutti, mi dispiace molto, in cambio ho assistito gli infermi, tantissimi auguri a tutti. E questo è il contenuto del post pubblicato qualche ora fa su Facebook da Salvo Fleres, per 7 anni garante dei detenuti siciliani, una carica che da settembre è vacante perché il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta non ha ancora scelto il successore di Fleres. Ed è per questo che abbiamo voluto intervistare lo stesso Salvo Fleres, raggiunto telefonicamente perché fuori Catania, che così ha risposto. Più che un'accusa è una presa d'atto, il garante dei detenuti non c'è da 3 mesi e mezzo, questo comporta disagi non indifferenti alla popolazione penitenziaria che continua a scrivere all'ufficio del garante aspettandosi una risposta che non arriva perché, come voi sapete, il garante è un organo monocratico e dunque in sua assenza l'ufficio si ferma e in questo momento da 3 mesi e mezzo paradossalmente ci sono 15 dipendenti che non possono lavorare e 7.000 detenuti che non possono ricevere l'assistenza che fino a questo momento la regione attraverso l'ufficio del garante ha fornito. Lei ha ricoperto questa carica per 7 anni e per adesso sembra essere lei uno dei pochi papabili a ricoprire nuovamente questa carica, intanto però il governo perde tempo. Io ho manifestato la mia disponibilità, naturalmente è il Presidente della Regione che deve effettuare la nomina, è chiaro che farà le sue valutazioni. Penso di non avere demeritato. Questa vacatio che ripercussioni ha per i detenuti? Ma notevolissime, ci sono detenuti che scrivono, normalmente l'ufficio assiste oltre 1.000 detenuti all'anno in problematiche che riguardano i trasferimenti, che riguardano le condizioni detentive, che riguardano la mancanza di attività di sostegno, che riguardano la mancanza di assistenza psicologica, eccetera. Tutto questo naturalmente subisce, come dire, una interruzione perché non c'è una interlocuzione terza. Noi sappiamo che la magistratura di sorveglianza non è in grado di affrontare problematiche di questo genere perché si trova a sua volta in una condizione di disagio numerico, di organico e di struttura. Noi spesso riusciamo a risolvere problemi in maniera più diretta facendo leva sul buon senso delle direzioni dei diversi istituti e sugli organismi preposti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La cosa che mi preoccupa di più riguarda naturalmente le problematiche di natura sanitaria, anche perché la Sicilia è l'unica regione che non ha ancora recepito il decreto sulla sanità penitenziaria che ormai risale a oltre 5 anni addietro. Una messa celebrata al Teatro Massimo Bellini, questo è il gesto di solidarietà e di vicinanza della Chiesa catanese ai lavoratori del Bellini. Con l'auspicio che con l'anno nuovo, ecco, l'impegno comune di tutti possa produrre condizioni migliori per tutti. I cristiani preghiamo con particolare impegno e poi operiamo pure con altrettanto impegno affinché le nostre istituzioni, le persone che ne sono anche particolarmente responsabili possano promuovere sempre il bene comune. Non dobbiamo vederci su barricate diverse, siamo tutti insieme a lavorare, ciascuno con la propria competenza, ma tutti con intensità per il bene comune. Un triste Natale, una storia infinita, un dramma che purtroppo continua per questi lavoratori. La situazione sindacale chiaramente è sempre
attesa e drammatica, perché ancora non abbiamo notizie della prossima stagione, oltre il fatto degli stipendi, ma proprio quando partiranno gli abbonamenti, che cosa accadrà del nostro futuro, non sappiamo niente. Però oggi è il 27, tra Natale, Capodanno, periodo di feste, e siamo molto felici che l'Arcivescovo ha deciso di venire a testimoniare la sua solidarietà da noi, venendo qua a teatro, facendo una messa e invitando tutti quanti, insomma una specie di tregua di Dio, chiamiamola così, come era nel Medioevo. C'è un'apertura a livello comunale, ma a livello regionale con il governatore, quali sono gli sviluppi? Forse questo dovremmo chiederlo a loro in realtà, perché noi ad oggi comunque non è che abbiamo notizie positive, nel senso che comunque ancora è tutto bloccato, nel senso che ancora non abbiamo notizie di come programmare la prossima stagione. Questo è gravissimo, considerando che gli anni scorsi già la campagna di abbonamento era partita per la stagione successiva, quindi non c'è in questo momento sicurezza sul nostro futuro. Forse potrebbe anche saltare il concerto di Capodanno? Beh sì, gli stipendi sono stati accreditati, grazie a Dio, fino a novembre, fino al mese di novembre. Ovviamente non abbiamo la più pallida idea di quello che da adesso succederà. Potrebbe saltare il concerto di Capodanno perché ancora nessuno ha potuto mettere una firma su questa delibera, nessuno ha potuto deliberare questa, nessuno ancora ha incontrato i sindacati proprio appunto per cercare di risolvere questo problema. Abbiamo un commissario ad acta nuovo che si è appena insediato, spero ci convochi al più presto appunto per poter parlare di questo. Hanno messo in scena l'inaugurazione della rotonda del Tondo Giuliani i consiglieri dell'opposizione, una messa in scena per sottolineare i ritardi dell'amministrazione su quest'opera che, come più volte detto dall'assessore Bosco, poteva essere pronta prima di Natale. Assessore Bosco, che stamattina ha voluto partecipare a questa conferenza stampa dei consiglieri di opposizione, affermando che comunque la data ultima sarà quella del 18 gennaio. Ma cosa ne pensano i consiglieri di opposizione? Noi lo sapevamo che la tempistica sarebbe stata lunga, non solo per l'approssimazione di un'amministrazione che sta dimostrando giorno dopo giorno di essere inesistente e di non saper dare risposta alla città, ma anche perché avevamo detto che la programmazione di un lavoro come questo necessitava di tempistica maggiore e soprattutto di maggiore attenzione. Questo non è accaduto, ne siamo purtroppo consapevoli e oggi siamo qui proprio per accendere ancora i riflettori su una vicenda come quella del Tondo Giuliani, consapevoli che purtroppo i catanesi subiranno ancora dei danni da questa iniziativa, ma soprattutto i commercianti che stanno chiudendo perché sono non solo in arretrato con gli affitti, ma perché non riescono più a incassare quello che necessita per sopravvivere. Questo è stato un danno enorme per questa città, per i commercianti, e questa amministrazione deve prendere atto. Ma la rotonda risolverà i problemi? Assolutamente no. Loro lo sanno e per questo hanno deciso di progettare il sottopasso, perché sono consapevoli che una rotonda in un piano viario come quello del Tondo Giuliani non può assolutamente risolvere i problemi. Stiamo parlando di una zona che va a tre livelli, non a un unico livello, e quindi sono consapevoli. Da qui la necessità di un sottopasso, così come avevamo detto noi all'inizio, solo che ancora non hanno né il progetto né il finanziamento e nulla per poter dare oggi risposte ancora certe alla città. Stamattina ha partecipato anche il responsabile dei lavori del Tondo Giuliani, l'ingegnere Rosario Mirone, che assicura il rispetto dei tempi. Come vedete alle nostre spalle sono già pronte le orlature che delimitano l'ellisse centrale della rotatoria. Non essendoci più grossi lavori di demolizione, se non il sottopasso che ancora ce n'è un pezzo e il muretto della bretella che scende da Mister Bianco, che si tratta di toglierne 20 metri, io sono convinto che a meno che non capitino problemi quali, per esempio, il tempo. Se comincia a piovere domani e finisce il 20 gennaio, è chiaro che non si può finire. Quindi, se non ci sono motivi di forza maggiore, noi, per la data che ha detto l'assessore, siamo certi di poter ultimare. Approvate ieri dal Consiglio Comunale due varianti al piano regolatore generale per quanto riguarda le tratte della metropolitana, due tratte importanti che permetterebbero lo snellimento del traffico veicolare a favore appunto della ferrovia Circumetennea. Un consiglio comunque molto dibattuto perché l'opposizione non era del tutto d'accordo con quanto proposto all'amministrazione. L'opposizione ritiene che la Circumetennea e la metropolitana è fonte unica di sviluppo e di viabilità sostenibile per la città di Catania. Quello che ci fa preoccupare è che allo
stato attuale sui lavori esistenti l'amministrazione ha agito poco e nulla. Ci riferiamo che da mesi viene sbandierato il ripristino dei lavori e la ripresa dei lavori sulla circonvolazione, ma da mesi rimangono inascoltati i nostri appelli relativi ad esempio al cappio torno indietro che dovrebbe essere realizzato all'altezza di via Sebastiano Catania per fare in modo che le macchine che vanno da Ognina verso Onesima possano agevolmente ritornare indietro verso il centro della città, cosa che non viene fatta. C'è una circonvolazione intasata, un cantiere che occlude completamente la viabilità con gravi rischi di protezione civile. Per questo motivo, pur capendo la bontà dell'opera e la finalità della delibera, abbiamo dato la nostra astensione, ma fermo restando che se non c'era la nostra presenza con il nostro voto non sarebbe passata la delibera perché la maggioranza era inesistente. A proposito della circonvolazione di via Sebastiano Catania, da 2 anni che lì appunto c'è una circolazione completamente alterata, il torno indietro che da Mister Bianco ripermette di tornare a Mister Bianco è chiuso e questo crea problemi in quella che è la rotonda poi di San Nullo. Guardi, sono molto più che 2 anni, la vergogna è che il commissario straordinario che gestiva la circommettenea aveva dato l'indirizzo ai tecnici, avevano dato la disponibilità a realizzare questo torno indietro che ha costo limitato perché rientra nelle risorse della cosiddetta viabilità di cantiere che chiunque realizza un'opera ha, quindi non c'è nessun costo, ma la beffa è che oltre a non aver realizzato quello per tornare indietro verso il centro cittadino è stato chiuso il precedente che permetteva di andare al nord. In buona sostanza abbiamo una circonvolazione completamente occlusa, ma lo scandalo è che questi lavori sono stati autorizzati a seguito di una conferenza tecnica che prevedeva la realizzazione di questo cappio. Fin dall'insediamento abbiamo posto il problema e ancora oggi ci sono state risposte. Se ci fosse stata questa risposta, forse noi come minoranza avremmo dato anche il nostro voto totalmente favorevole. Fra alcuni giorni, il 31 dicembre, saluteremo il 2013 con una grande festa in Piazza Duomo con Goran Bregovic. Grande festa perché l'amministrazione comunale vuole festeggiare il fine anno, l'inizio del 2014 con questo grande concerto. Ma c'è la destra Alleanza Siciliana che fa un'interrogazione all'amministrazione comunale dove voi chiedete i costi per questo grosso concerto. Sì, assolutamente, siamo contenti che la città possa avere un artista come Goran Bregovic di fama internazionale, però chiediamo altresì di conoscere quanto tutto questo sia costato ai catanesi e alla comunità. Chiediamo questo perché è un dovere dell'amministrazione comunale, delle pubbliche amministrazioni in generale, essere trasparenti, cioè far conoscere voce per voce quanto è costato il concerto di Capodanno a tutti i catanesi, soprattutto in un momento di forte crisi, in un momento in cui le casse del comune di Catania sono vuote, c'è una situazione di crisi anche per quanto riguarda il tessuto commerciale e il tessuto sociale della città stessa. Ecco, allora noi vorremmo capire quanto è costato perché sarebbe un brutto segnale se effettivamente si fossero utilizzate le poche risorse presenti nelle casse comunali per finanziare un concerto anziché invece utilizzarle per i servizi sociali come abbiamo chiesto noi, per utilizzarle per dare dei sostegni alle famiglie, per dare dei sostegni al commercio e all'impresa locale. Ecco perché abbiamo chiesto che si faccia chiarezza, in quanto l'amministrazione non ha ancora chiarito con che soldi è stato pagato, con quali soldi è stato pagato, se sono stati pagati con soldi dei privati o con soldi pubblici, e per questo motivo abbiamo chiesto che tutte le spese vengano rendicontate e soprattutto pubblicate in maniera trasparente sul sito internet del Comune di Catania in modo tale che siano accessibili a tutti i cittadini. Ci troviamo al reparto pediatria all'ospedale Enesima Garibaldi dove oggi Città Amica, questa associazione, ha voluto regalare un sorriso ai bambini. Sì, la nostra idea è stata proprio quella di trascorrere insieme a questi bambini un po' meno fortunati di altri qualche oretta per regalare loro un sorriso e un pizzico di allegria assieme a qualche piccolo dono. È stata un'esperienza veramente molto, molto bella perché abbiamo veramente visto sorridere questi bambini anche se per pochi minuti
minuti e soprattutto abbiamo potuto fare loro i nostri migliori auguri per un sereno Natale e per un sereno 2014. La vostra associazione come si muove nel nostro territorio? Allora, noi siamo un gruppo prevalentemente di giovani che abbiamo insomma la passione per questa città e questo significa elaborare insieme delle iniziative a favore della nostra Catania, soprattutto per sconfiggere spesso l'apatia, no? Che ci vede talvolta protagonisti, e invece la nostra idea è proprio quella che se si fa bene e si fa bene insieme, realmente possiamo migliorare.